Giovani Sì, il progetto per l'autonomia giovanile, punto cardine del programma di governo del presidente della regione Toscana Enrico Rossi, mette un altro tassello nel suo percorso nel corso dell'incontro del tavolo giovani promosso nei giorni scorsi a Rosignano Solvay. Tavolo giovani nato insieme al progetto ben 8 anni fa e che di fatto rappresenta il principale strumento di partecipazione della società sui temi di cultura, legalità sociale e sport. Ovviamente in chiave giovanile. Questo tavolo, fin dalla sua nascita, che è praticamente nato insieme al progetto, ha avuto lo scopo di essere un luogo dove confrontarsi, capire quello che del progetto sta funzionando o può essere migliorato, ma anche fare da cassa di risonanza poi sui territori di quelle che sono le opportunità che appunto attraverso i Giovani Sì la Regione Toscana offre. Tante le voci di giovani e società che hanno raccontato nel corso del pomeriggio storie, progetti, punti di forza e criticità, ma anche nuove sfide da accogliere. C'è Anita che ad esempio ha vinto un master in Silicon Valley e ha deciso di portare la propria esperienza per migliorare le politiche giovanili in Toscana, trasformando le criticità in opportunità. Io ho vinto un premio relativo alla valorizzazione delle idee imprenditoriali che mi ha dato la possibilità di accedere ad un master di accelerazione di impresa in Silicon Valley. Per quanto riguarda la regione toscana, ho evidenziato, confrontando con la realtà che ho vissuto in Silicon Valley, una mancanza per quanto riguarda lo step successivo, ovvero proprio la realizzazione del progetto di impresa, e quindi credo che sia carente la possibilità per noi giovani di poter accedere direttamente agli investitori al di fuori di meeting o seminari a pagamento. Questo per noi sarebbe fondamentale per avere appunto un feedback concreto e reale per quanto riguarda la fattibilità della nostra idea e quindi nella promozione e nello sviluppo del progetto di impresa. Il Comune di Rosignano, proprio per sostenere i giovani anche nella propria crescita professionale e imprenditoriale, ha messo in atto il contest Giovani Innovatori, attraverso il quale ha selezionato le migliori idee di impresa. A sostenere questo processo un team di realtà della società cittadina, con l'obiettivo di supportare i giovani innovatori verso la realizzazione della propria idea imprenditoriale. Quindi abbiamo raccolto per ben 2 anni circa una 40 di idee, e di queste poi le abbiamo seguite nel loro percorso di sviluppo imprenditoriale. Questo perché riteniamo che sia importante che un territorio anche piccolo come il nostro dia delle opportunità ai giovani e lo faccia cercando di dar loro un ambiente favorevole a stare su questo territorio, in particolare creando per loro opportunità lavorative, opportunità di condivisione e di creare rete. Dunque tanti stimoli ed esperienze per dare prosecuzione naturale al progetto regionale Giovani Sì. Rossi ha raccolto le riflessioni della platea e rilancia invitando i partecipanti al tavolo ad un incontro in regione convocato a stretto giro al quale parteciperà tutta la giunta. Ci sono stimoli interessanti, uno riguarda l'accesso, il tema che viene posto è come toccare davvero soprattutto quei giovani che hanno più bisogno e che magari sono ai margini e non riusciamo a raggiungerli, quindi bisogna pensare su questo. E l'altro punto che mi pare interessante è come finanziare le idee innovative perché diventino processi produttivi. Il Presidente lancia poi la sfida verso l'Europa, in fondo spiega il futuro dei giovani si gioca tutto là e chiede più risorse per le politiche giovanili. Noi questo progetto l'abbiamo fatto in grandissima parte utilizzando fondi europei. Purtroppo i fondi europei rispondono soltanto all'1% del PIL dell'Europa. Io sono d'accordo con coloro che dicono che quell'1% deve diventare il 4%. Ecco, pensiamo a un progetto così moltiplicato per 4, allora questo davvero avrebbe inciso sulle condizioni di vita di decine di migliaia di giovani in maniera molto più profonda di quanto non siamo riusciti a fare noi con il solo 1%.